Carabinieri e finanzieri al comune di Battipaglia. Gli uomini in divisa questa mattina hanno raggiunto l'ufficio tecnico al terzo piano di Palazzo di Città ed hanno acquisito documenti e fascicoli riguardanti autorizzazioni di complessi residenziali. La Procura della Repubblica di Salerno, che coordina l'indagine congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Battipaglia, rispettivamente agli ordini del Capitano Samuele Bileti e Agostino Fasulo, ha delegato l'acquisizione di numerosi atti. Del resto non è la prima volta che le forze dell'ordine giungono al comune di Battipaglia per acquisire atti. Nelle scorse settimane i finanzieri hanno acquisito documenti riguardanti la pubblica illuminazione nell'ambito di un'inchiesta più ampia che riguarda altri comuni del Cilento, in particolare Capaccio, dove le perquisizioni, oltre che al municipio, vennero effettuate anche l'ufficio dell'avvocato Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno. Il blitz degli uomini in divisa questa mattina è scattato verso le 10 al comune di Battipaglia, in pieno centro in via Italia, e non è passato inosservato a passanti e cittadini, tenuto conto che le automobili di servizio della Guardia di Finanza e dei Carabinieri erano parcheggiate in via Italia a ridosso del municipio.